Ma perché se... Una cosa, allora, Sparchio, l'hai iniziato anche tu, giusto, Forza Horizon 5, eh? Scusa se te lo richiedo, eh. Ti chiedo enormemente scusa se sono una persona che ripete le cose. Perché voglio togliermi una curiosità. Piano piano, sperando che i cactus si possano mandare giù tranquillamente. Minchia! Mi chiedo enormemente scusa. 4 annunci pubblicitari, porca miseria. Ecco, volevo dirti, ma anche a te il personaggio, qualsiasi personaggio fatto, si chiama Danny? Cioè, il nome di base è quello? Se mi puoi togliere questa curiosità. Tre giri. Ah! I cactus esplodono, perfetto. Ma ce l'ho già queste? Mi sa che ce l'ho già. No. Sì, mi sa che ce l'ho già. Ma se prendo la Bronco? No, prendiamo questa. Ah, posso scegliere. Quando lo potevo scegliere? All'inizio, quando mi fanno scegliere? Ah, non lo sapevo. No, perché mi chiamo anch'io Danny in realtà e... Mi sembrava un po' strano che, cioè, si chiamasse anche il mio personaggio Danny. L'ho chiesto per quello, l'ho chiesto. Che a buco di culo che, cioè, la scelta casuale della... del coso è stata proprio col mio nome. Va bene. Permesso. Ovviamente io faccio subito come presupposto se che certe volte sono abbastanza molto scorretto nella guida, quindi... Ho saltato il checkpoint. Ah, quando faccio il personaggio. Allora mi sono saltato quell'opzione lì. Mi sono saltato. Vabbè, sti cazzi, tanto. Forza Horizon 4 avevo sempre lo stesso personaggio, certo. E l'avevo chiamato il Maverick. In onore del Top Gun. Ma devo andare a capire un attimino le cacche di tutto, eh. Altrimenti, ecco, perfetto. Mi sa che io dopo devo cambiare ancora il fondo della live, che adesso lo metto davanti alla mia posizione. Porca miseria. In basso al centro non c'è niente. Ah, ok. Allora ho completamente saltato l'opzione. Vabbè, sti cacchi, va bene lo stesso. Ma cosa ho saltato? Momento, ma come ho fatto a saltare il checkpoint che ci sono passati in mezzo? What? Tutti i testimoni, eh? Mamma mia, livello pro. Ma facciamo con calma. Massimo stasera. Questa sera, come ho detto, farò un'altra live e metterò il settaggio per la modalità performance, quindi giocherò a 60 frame al secondo. Aiuto. Magari lì possiamo provare anche una gara apro. Oddio. E magari anche col cambio manuale. Ma siamo pazzi. Aiuto. Ammazzate. Mai giocato un gioco di guida col cambio manuale, eh. Scusate se sta cosa vi farà passare la voglia di seguirmi, ma i giochi li voglio giocare almeno con un minimo d'aiuto e dopo via. Aiuto. Almeno all'inizio, ecco, almeno all'inizio. Non fa niente che Forza Horizon 4 ho giocato tutto con gli aiuti accesi, però lascia perdere, ecco. Vabbè, certo mi tolgo. Con l'aiuto alla frenata, la stabilizzazione dell'auto, che cos'ha? Quelli li tolgo. Bella sta garetta. Ovviamente non so se c'è il ray tracing. Credo di sì, non lo so, perché comunque giustamente per pompare il ray tracing devono mettere sempre le pozzanghere per terra. Perché altrimenti dopo con tutte le ombre da qua e là. Poi vabbè,
che, come hai detto tu, giusto che vai piuttosto col volante, allora il discorso lì ci sta anche di più. Se vuoi fare tipo una partita arcade come io, ci sta anche metterlo automatico. L'esperienza cambia tantissimo col volante. Il volante, il cambio, la cloche, il filo quello dei camion per suonare il clacson. Ah, allora ci sarebbe adesso. Ok. Ah, mi sa che è attivo, perché ho usato la modalità qualità io. Certo, dopo non so se si veda bene da stream. Io con la televisione in 4K vedo benissimo. Aiuto. Horizon lo gioco solo con il pad, con il volante sarebbe peccato. Assolutamente. Diciamo che con il pad sarebbe più da giocare Forza Motorsport quando uscirà, essendo molto ma molto più simulativo di questo, ecco. Con il pad ci sta a giocare gli arcade. E si arriva primo, ladies and gentlemen, imbattibile, imbattuto, fantasmagorico. Mamma mia, ha concluso al primo posto, che non so neanche se avevo concluso prima, però vabbè. Intanto adesso sbaglio, non posso ancora giocare contro gli altri multiplayer, perché mi sa che queste sono ancora le prime gare. Non mi aveva dato la scelta di giocare o single o altro. La prima Horizon Spin the Wheel. Lo avevo chiuso a 3.31. Dammi il premio. Giganza. Corsa a vista di muleggia. Not bad. You'll find all the latest Horizon events on your map. Go explore. Have fun. Sì, esploro, esploro. Soprattutto una cosa che adoro di più. Alla prossima, Sparchio. E grazie mille per essere passato. Io passo qua. Dov'è il robo? Ma posso passare dentro qua le robe, no, eh? No, qua ci sta la bella villetta che non andiamo a distruggere. Che non sia mai. Cazzo è la strada. Aio. La mia sobborghi di alta qualità. Dov'è il robo? Ma c'era uno seduto sulla panchina o era una statua? No, era cosa del cestino, vabbè. Questa gara quanto mi piaceva andare in giro e scoprire le gare, le piste, le strade. Allora, facciamoci un'altra gara. Questo l'abbiamo fatto. Grazie mille per il follow, Sparchio 79. Grazie davvero. Oh, andiamo a fare questa e poi però ti posso concludere e poi ricomincio. Oh, la miseria. Ricominceremo questa sera. Anche stasera non so se riuscirò a fare tanto live. Dipende tanto da quando inizio. Di solito la sera va bene in sto periodo. Faccio un pochino poco a poco perché sto facendo il traslochino eccetera, quindi non ho tanto tempo. Normalmente le faccio verso le 21. Grazie mille del follow. Aio. Buono. Permesso. Ma mia, cioè, oddio. Spererei anche che mettano altre espansioni, però cazzo è. Come dire, stavo già pensando a un Messico fatto in Lego. Mi va in Forza Horizon 3, avevamo fatto quello delle Hot Wheels. Forza Horizon 4 avevamo fatto l'espansione con le Lego.
ma devo fare l'espansione con i primi. A sto punzio, ma che è sta zona? Io credevo che fosse una zona rigogliosa. Ah, bella questa qua. Sembra tanto una delle zone che mi piaceva tanto girare in, nel quarto. Che cazzo è? Cartellone qua dentro? Lo sapevo che era qua dentro. Che mi vuoi scappare, manchizze? Zacchete! Mi ti ho preso! Allora, circuito cross country dell'aeroporto. Chiamalo aeroporto, sto qua. Corri. Deve essere in una carovana con uno o più giocatori per giocare in questa modalità. Vuoi trovare una carovana? Una? Anche no. Ah, quindi potrei già fare le robe. Ok, prendiamo la Bronco. Assolutamente. E iniziamo questa ultima gara odierna. Salve. Benvenuto a vedere l'ultima gara odierna. Avvia gara che non so voglia di star qua a fare la messa a punto. Ma già, no? Quindi questi sono gli eventi. Sono gli eventi Horizon Baja, mamma mia. Spero che mi mettano anche più avanti tipo una gara interminabile proprio in stile Baja. Allora, prima di spegnere devo subito cambiare il modo dello streaming e metterlo in basso a destra. In basso al centro. Quello per il VR, eh? Col film. So che c'è il gioco, ma è da giocare col caschetto della PlayStation. Non so se hai scaricato quello che so io della box. Esatto, dovrei poi più avanti a quando ad avere tempo dove. Quanto è piccola quella tipona qua? Se non questa davanti, questa qua. Ya, permesso, sto qua che c'ha la mia stessa auto. Ah, dove è il checkpoint? Tacci. Via, levati. Bella quella zippina lì. Quella da guerra. Permesso. Bello sto aeroporto. Mi gusta assai. Curva. La curva barile bonus. Salto saltino. Mia, il mantenimento ottimale della curva qua è una roba proprio atomica. Aspetta, aspetta, facciamo la curvetta fatta bene. Aio. Via, 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 via. E si avanza all'ultimo giro. Magari a quegli aerei piccolini riesco dico a buttarli giù perché poverini loro sono qua tipo nel cimitero. Però ma dove me le hai mandate? Io non ho capito dove cacchio me le hai mandate. Vorrei messe sul tuo profilo Instagram. Ultimo giro, last lap, eh? Buongiorno Nightbot. Curva atomica che mi stanno recuperando qua di dietro. Ah, ok, no, le devo ancora vedere. Le devo ancora vedere. Perché non l'avevo capito. No, io credevo che me l'avevi mandate tipo in privato. Invece no, no, le devo ancora vedere. Scusa. Dai, è queste cacchie, dice. Però mi stanno recuperando qua i tizi, eh. Non va bene. Non va. No! Dea grazia che hanno inventato il riavvolgimento. La madonna, quanto mi hanno riavvolto. Quanto mi hanno riavvolto. No, no, le guardo dopo io. Nessun problema. Non avevo capito soltanto dove le avevi mandate. Tutto qua. Don't worry. Circuito, parte finale, arrivi presto perché questi qua mi superano, eh. Sicuro al 100%. Via,
via. Buona, qua non c'è l'altro checkpoint, mi posso totalmente tagliare come proprio se non ci fosse un domani. E si arriva, ladies and gentlemen, un altro primo posto imbattuto, record mondiali dopo record mondiali, mamma mia. Incredibile sequenza di vittorie proprio che non si era mai vista nella storia. Una volta mi piaceva di tanto, adesso non ho più, diciamo, voglia. Mi piaceva tanto anche tipo fare dei fumetti, crearmi dei fumetti, ecco. Ma quanti ne sblocco di ste cose? Dammi i soldi, mi servono i soldi, o anche le auto, va bene. Ne disegnavo tanti, anche perché avevo inventiva, ecco. Allora, vediamo cosa fare adesso. Allora, io andrei a prendere questa serie qua di ci siamo capiti. Ma cazzo faccio a prendere questo? Ah, ok, un momento, cosa devo fare qui? No, e va là, preso. Poi se ne altro qua, ok, faccio, devo saltare. This is a fast travel rule. Smash them to get a discount on fast travel. Smash them all and Horizon will cover all your expenses. Siamo, ma quante cazzo di mini strade ci sono qua? Dica, ma lei è un Pronto, mi sentite? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Ah, mi sentite, perfetto, perché giustamente ho completamente scaricato le... Perfetto. Ho completamente scaricato le batterie, ho cambiato manopola, giustamente il gioco mi ha sentito che adesso era l'ultima cosa che facevo nella live, porca Eva. E mi doveva dare un pelicoglioni! No! Mamma mia, il controller tutto freddo, fastidio. Vado a fare sto salto e poi ci vediamo questa sera, spero verso le 9, con un'altra oretta e mezza con Forza Horizon 5. Battiamo, non è l'auto proprio esatta per battere il record, però vediamo. Turn around when it is safe to do so. Sì. E minchia, quant'è il record? Adesso voglio battere il record, sti cazzi, cambia auto. E la miseria! Pacchetto di benvenuto. E pacchetto di benvenuto. Pacchetto di benvenuto sono quelle grazie all'acquisto del DLC. Del DLC che ho acquistato per poter giocare ovviamente qua in anticipo. Minchia, prendo questa. Sali a bordo instant che voglio fare immediatamente sto coso. We're looking for spectacular flights and safe landings. E così prima di andare a fare roba a casa vado. No, voglio fa sto salto. Turn around when it is safe to do so. Voglio fa sto salto. Alla, facciamo sto salto, ci prendiamo le tre stelle e via. Arrivederci. E giustamente come da titolo, la mia oretta di Forza Horizon l'ha fatta. E anche ben più se volentieri. Davvero un fantastico gioco a posto. Ma quanto piazza sta cazzo d'auto? Via! È tempo di volare come te. Le astronavi volano nel cielo. Sarà una stella cadente. Ma riuscirò a battere sto cazzo di record. Dica, se non lo batto adesso che vado in culo ai lupi. E dai, no? We're tracking well towards our first adventure. E dai, no? Keep going, we're all cheering for you. Come due stelle. Thanks, Hayley.
la madonna! 533 metri? Record personale 401. La puttana! Allora cambio auto e metto quella che va più veloce. Allora, c'ho un 6, 10 alla madonna. E prendiamo la Porsche. Con questa qua ce la faccio sicuro al 100%. No, voglio fare sto cazzo de salto. Ok. Molto approssimativamente. Ok, perfetto. Cioè, devo fare mezzo chilometro di salto. Ma quanto non si sente da quel motore qua? Ma che auto è? Ma è ibrida quell'auto qua? Vabbè, intanto che ci siamo, butta via pure sto insieme. Oh! Cioè, se non ce la faccio fare adesso 500 metri di salto, non lo so. No, madonna. Quanto è bello. Ma adesso... Cioè, allora, la strada è dritta, io sto andando dritto, mo adesso sbaglio a prendere la rampa, ma sicuro al 100%. Mamma mia! Sì? Sì? Mamma mia, battuto easy! Nuovo record, battuto con nonchalance! Dammi la terza stella, stronzo!